medicina. Nascotta. La devi bere perché ti fa bene. Nascotta. La devi bere finché è calda. Quanto è cattiva. E la mia favola? Una e basta, eh? Va bene. Va bene. Ecco. C'era una volta... Tanto tempo fa, un bambino che viveva ai margini del bosco con i suoi genitori. I suoi genitori, non sapendo come sfamarlo, lo abbandonarono da solo nel bosco con una mezza pagnotta di pane. Ma guarda che i miei genitori erano ricchi. Sì, ma non abbastanza, perché tu mangiavi tanto. Sì, tanto io ero furbo e sapevo come tornare a casa. Non ci credo. Venendo, ho sbriciolato la pagnotta e adesso so come fare. Col cavolo, gli uccelli hanno mangiato tutte le briciole. Tutte le briciole? Sì, proprio tutte. Oh, cavoli! Hai fame? Sì. Però la pagnotta l'hai sbriciolata tutta. E allora io vado nel bosco, trovo una casetta di marzapane e comincio a mangiarla. Ma la casetta di marzapane è stata costruita dalla strega cieca per attirare i bambini come te. E quando cadono nelle sue mani, li uccide, li cucina e li mangia, e ormai ti ha preso. E allora io le dico che sono troppo magro, tanto lei è cieca, non mi può vedere. E allora lei ti prende un ditino e ti sente che sei ciccione. E allora io trovo un ossicino di pollo e glielo faccio toccare, così lei pensa che io sia magro. E allora lei ti tiene là giorni e giorni a ingrassare. E poi si stufa e ti ordina di entrare nel forno. E io le dico che sono diventato troppo grasso, che nel forno non c'entro. E allora... E tanto lei lo sa che non ci vuoi, che ci vuoi entrare, e te lo dimostra mettendosi davanti. E allora io la spingo nel forno, la brucio, poi prendo una frittella che è sulla tavola e me ne corro nel bosco dalla mia nonnina che mi vuole bene. E allora te incontri un gigante. E allora io mando un pezzetto di fungo e divento piccolo piccolo così che lui non mi veda. E allora da dietro un cespuglio appare un gatto con gli stivali che pensa che sia un topo e inizia a correrci dietro. E io mangio un altro pezzetto di fungo. Così ridivento grande e gli do un calcio e lo scaccio via. E allora appare un lupo malvagio che ti vuole mangiare. Ma i miei amici mi verranno a salvare. Tu non hai gli amici. Io ho un sacco di amici. Quelli non ti vogliono bene. C'è un sacco di gente che mi ama. Fanno finta. E allora io vado nel bosco dalla mia nonnina. Lei sì che mi vuole bene. Ma la porta della casetta è aperta. E a me che me ne importa. Tanto io entro dentro e c'è già la mia nonnina nel letto che mi sta aspettando. Ma non ti sembra un po' strana? Guarda che orecchie grandi che ha. Guarda che occhi grandi che ha, guarda che mani grandi che ha, e soprattutto... Senti, guarda, io so come va a finire la storia. Io non sarei tanto sicura.